Torna alla vittoria la Pallavolo Antares SD Sala Consilina dopo le due sconfitte consecutive maturate nelle due scorse giornate contro la Lincampus University qui in casa e contro Pozzuoli. Un 3-0 contro la SD Molinari Ponticelli, tre set giocati con grande determinazione e grinta per la formazione di coach Dino Viggiano. 25-19, 25-18, 27-25 sono stati i parziali dopo questa partita ed è stata una prova davvero convincente quella di Sala Consilina che soprattutto nel terzo set ha subito il ritorno di Ponticelli che dopo l'iniziale avvio sprint era riuscita comunque ad impensierire Pagano e compagne. Quindi si è giocato punto a punto soprattutto nel terzo set, si è arrivato ai vantaggi 27-25, decisivi anche gli errori di Ponticelli ma soprattutto decisiva la caparbietà delle ragazze in maglia verde che hanno testimoniato di meritare ampiamente questo terzo posto. Sala Consilina che dopo la sosta pasquale tornerà a giocare il prossimo 2 aprile contro Caserta fuori casa e poi si tornerà qui al Palasport in casa contro Nola. Quindi siamo quasi alla conclusione del campionato, Sala Consilina in classifica che va a 43 punti, un Sala Consilina che ora per il rush finale ci mette tutta la grinta e la determinazione del caso, ma a raccontarci la partita e il momento della squadra sono i protagonisti di questo match davvero molto emozionante. Ponticelli è una delle squadre insomma con più qualità del campionato, stasera non era facile. Noi venivamo anche da due sconfitte, non le definisco immeritate per il gioco che abbiamo espresso, anche perché poi alla fine sono state decise da episodi. Però devo dire che le mie ragazze hanno giocato con attenzione, sì, il terzo set ci sta un calo, loro che hanno battuto un po' meglio, ci hanno messo in difficoltà in ricezione, però poi le abbiamo riprese. E più che nervosismo, quella è determinazione. Io speravo e ho chiesto a loro tanta determinazione perché per vincere abbiamo capito che partite facili non ce ne sono, quindi ogni partita è dura e va giocata con forza e voglia di vincere. Vuole festeggiare il suo compleanno con una vittoria, di Camillo ai nostri microfoni. Si vince meglio soffrendo o è diverso vincere con più facilità? No, è meglio vincere, diciamo, soffrendo un pochino, perché bisogna tenere un po' di carica in campo. È stata una partita comunque sì, all'inizio facile, ma come avete visto nel terzo set non è andata proprio alla grande, ma la cosa importante è che insieme siamo riusciti ad uscirne e grazie a Dio abbiamo preso questi tre punti che erano non importanti di più, quindi molto fondamentali, sperando di ovviamente andare avanti sempre più forti e con grande coraggio.